Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui dove andremo a parlare di Finance, ma prima di iniziare vi invito come sempre a iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Allora, oggi parliamo di Finance Token. È praticamente il token principale che alimenta l'ecosistema Finance. Puoi guadagnarlo tramite Farm, Savanna e Vault e ovviamente lo puoi anche acquistare sull'exchange. Quindi la maggior parte delle ricompense su Finance vengono pagate in MMF. Oggi il nostro compito è quello di andare a studiare soprattutto Finance e soprattutto a quanto può arrivare. Allora, diciamo che la totale, vediamo qui la circolazione delle monete, l'1%, voglio precisare che è per il launchpad, quindi stiamo parlando di 5 milioni. Poi il 9% è soprattutto per le partnership, il marketing, le attività promozionali e la gestione della liquidità sbloccato linearmente in 9 mesi. Mentre il 10%, quindi parliamo di 50 milioni, è per lo sviluppo sbloccato linearmente in 20 mesi. E mentre l'80% è assegnato ai membri della community MMF, quindi il 40% di questi 80% può essere guadagnato dallo yield farming, mentre l'altro 40% può essere guadagnato da trade mining e il 20% può essere guadagnato dalle pool. Allora, moltissimi di voi mi hanno parlato di Finance, ho spiegato quello che è e come funziona. Vediamo che il suo prezzo attualmente è di 1,25 euro. Ho appena visto che non ti sei iscritto al canale. Che cosa aspetti? Attiva la campanella, iscriviti al canale e soprattutto guarda i nostri contenuti perché ne vedrai veramente delle belle. Mi raccomando. La capitalizzazione è ancora bassa, il volume invece sta aumentando nelle ultime 24 ore del 35%. Allora, in questo caso noi che cosa andiamo a fare? Andiamo direttamente nel nostro tool. Come vediamo, il contratto è su Kronos. Qui c'è il sito web dove noi possiamo andare a studiare soprattutto questa moneta e in caso per chi la volesse holdare, sarebbe non vendere, trattenere praticamente questa moneta e non scambiarla con le altre, possiamo andare a calcolare il futuro prezzo di quello che sarà questa moneta. Allora, qui vediamo il sito è marketcapoff.com. Andiamo a calcolare la circolazione delle monete, che è questa qui, e andiamo a fare matching con la capitalizzazione di mercato di altre monete. Quindi in questo caso io vado qua, vediamo che attualmente Finance è nel ranking 2823esima, quindi possiamo andare a studiare, soprattutto se dovesse mai raggiungere una capitalizzazione, diciamo, nella media. Infatti andiamo direttamente, tratteniamoci bassi e vediamo con la capitalizzazione di PancakeSwap, che è di 2 miliardi di euro, vediamo che può arrivare a 11 dollari e 33 centesimi, fa un guadagno di 8 per, quindi in questo caso, per chi volesse holdare e chi soprattutto pensa che la moneta di Finance può raggiungere un prezzo ottimo, ragazzi, vi consiglio di guardare assolutamente questo video. Ma prima di continuare, vi invito a iscrivervi all'interno del gruppo Telegram, lascio il link sotto in descrizione, Top Coin Italia, dove praticamente porto metodi di guadagno completamente amatoriali. Ripeto, lascio il link sotto in descrizione, mi raccomando, entrate in molti. Andiamo a calcolare con la capitalizzazione di Decentraland Mana, che è di 3 miliardi di dollari. Vediamo che Finance può raggiungere 16 dollari. Quindi, qualora dovesse arrivare a questo prezzo, ragazzi, vediamo che fa 11 per di guadagno. Poi
ulteriori cripto che possiamo andare a fare matching. In questo caso vediamo VeChain, che la capitalizzazione è di 4 miliardi di dollari, e vediamo che MM Finance può arrivare a $19.98, un guadagno di 14,58%. Quindi diciamo che qualora dovesse aumentare soprattutto il prezzo, è ottimo, perché giustamente può diventare volatile e può soprattutto aumentare. In questo caso andiamo a calcolare con la capitalizzazione di Uniswap, vediamo che è di 4 miliardi di dollari e 225 milioni, vediamo che MM Finance raggiunge $21.23. Poi oltre Uniswap andiamo a calcolare con la cripto TRX Tron, che la capitalizzazione di TRX la porta a $30, quindi va a fare un 21,95% di guadagno. Poi oltre TRX andiamo verso la zona top delle cripto, che ragazzi, io ovviamente sto facendo matching su questa moneta, però non è detto che può arrivare, quindi mi raccomando, questo video è solamente per farvi vedere quanto MM Finance può arrivare in futuro, se soprattutto crescerà. Quindi io non sono un consulente finanziario, sto solamente facendo vedere i risultati che potrà raggiungere MM Finance sul campo. Quindi è, diciamo, se raggiunge quella capitalizzazione di mercato, il prezzo diventa quello. E continuiamo, dopo TRX andiamo nella zona top di Kronos, e qui ragazzi già è una bella legnata, perché 10 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato fa volare MM Finance a $53, quindi può andare a un 38,8% di guadagno. Ripeto ragazzi, non è detto che può raggiungere questo prezzo, però ovviamente per farvi vedere a quanto può arrivare. Siete ancora rimasti qua a vedere questo video, ragazzi, vi faccio vedere le top 5 cripto. Ovviamente per quanto riguarda la capitalizzazione di mercato, e per ovviamente vedere il prezzo, se ci sarà, è il massimo che potrà raggiungere MM Finance. Andiamo con XRP, che ha la capitalizzazione di 34 miliardi di dollari, e MM Finance può raggiungere $169. Con BNB può raggiungere $342.16, facendo un 250% di guadagno con la capitalizzazione di 68 miliardi di dollari. Andiamo con Ethereum, ragazzi, proprio per farvi vedere, è inutile manco che vi faccio vedere, perché è impossibile, può raggiungere una capitalizzazione del genere. E MM Finance può raggiungere con la capitalizzazione di Ethereum $1.818, mentre col Bitcoin, proprio for fun, per farvi vedere il massimo che può raggiungere MM Finance, è di $3.813. Tutto questo per farvi vedere il prezzo massimo che può raggiungere questa cripto. E voi che cosa ne pensate di MM Finance? Vi invito a lasciare un commento riguardante questa cripto. Vi invito anche a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere. E noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao e a presto!